Allora, buonasera a tutti, buonasera anche a chi ci segue da casa sul nostro canale YouTube, Trust Channel in diretta. Siamo felici di ospitare per la prima volta da quando ci sono io qui a Villa Giulia la presentazione di un libro della professoressa Santillo Frizzel, anche se ho avuto il piacere. Di eh, presentarne uno da voi eh, qualche anno fa, credo fosse nel 2018-19, può darsi, doveva essere quella la cronologia. E, mh, è davvero un piacere perché questo libro, che si inserisce in una lunga serie di pubblicazioni di alta divulgazione, affronta un tema che ci è molto caro e che. Si intreccia molto anche con l'attività che Villa Giulia ha intrapreso negli ultimi anni per quella che è la promozione del, degli aspetti immateriali della cultura etrusca. Ma questo direi che lo scoprirete adesso durante la presentazione, quindi darei la parola al dottor Olson che modererà la presentazione. Grazie tante, sono molto, sono molto orato di essere invitato a fare questa presentazione su... Sì, è proprio lì, ah, più vicino, così. No? Così mi sentite. Preciso di, 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 di. Ah, mi fermo così e non mi muovo. Dicevo <ride> che sono molto, molto lieto, molto onorato di essere invitato a fare questa um, presentazione sul libro. Eh, Dalla, dalla professoressa Santillo Frizzello, un libro che ho provato molto piacere a leggere, era un libro molto interessante. e Volevo cominciare questo, questo discorso perché, perché terremo un discorso tra di no, noi tre. E, Cominciando cioè prendiamo come punto di riferimento il titolo del, del libro, Essere etrusco. Ehm, pensavo fosse una bella idea di cominciare lì con proprio l'essere etruschi, con l'identità etrusca, visto che anche ha eh, dedicato un intero capitolo nel libro, ehm, Proprio sull'argomento dell'identità dell etrusca in varie epoche. Quali? Eh, datemi, eh. Ehm. No, dicevo che scrive un intero capitolo sul, sull'identità etrusca e cosa significava essere etruschi, cosa sono, chi sono etruschi, cosa significava essere etruschi in varie epoche. Cioè, abbiamo cioè, ovviamente l'identità etrusca del, del mondo antico degli etruschi stessi e. Che poi cioè, l'identità poteva anche provare diverse a seconda della, della situazione ovviamente cioè, i ruschi diventati romani forse potevano esprimere un'identità un eh, diversa a seconda della, del contesto della, della situazione e, e poi parla anche del del, dell'identità etrusca in epoche più recenti e in epoca moderna cominciando con eh, l'identità etrusca dei, eh, dei medici dei granduca medici del, de, dal, dal 500 in poi e e l'identità etrusca delle, della popolazione che ci abita in queste zone di oggi. Volevo cominciare qui che parliamo dei motivi dietro esprimere questa, questa soprattutto questa identità etrusca in, in epoca moderna e, e nel, nel, nel 500-600 eh, dei medici. E per quello lasciato lascio la parola a voi. Eh, il tema dell'identità è effettivamente fondamentale, pervade tutto il libro, a partire proprio dal titolo Essere etrusco, sentirsi etrusco. Marino Marini eh, ha scritto proprio una sua autobiografia, un famoso artista italiano del Novecento, affermando Io sono etrusco, sentendosi una sorta di, di reincarnazione degli etruschi. E da quando sono diventato direttore del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, sto scoprendo quanto sia pervasiva questa identità, ben oltre quello che potevo immaginare prima di assumere un ruolo anche identitario in quanto interprete dell'identità e della missione di questo museo, come recita ICOM tra quelle che sono le definizioni dei direttori musei, sto scoprendo anche attraverso i canali della comunicazione social come eh, sia un'identità contesa più di quello che potevo immaginare prima. Pochi giorni fa si è celebrato un anniversario importante per il popolo albanese e non so quanti sanno, io ero tra quelli che non lo sapevano, che gli albanesi sono quelli che più di tutti rivendicano un'identità etrusca, anzi si sentono i più legittimi eredi dell'identità degli etruschi perché uno dei loro dialetti, Tusk, L'Albania La, ha due zone dialettali, una del nord se non ricordo male, il cui dialetto viene considerato anche in seguito a degli studi eh, linguistici degli anni 90, un diretto discendente eh, dell'etrusco. Non si spiega poi come questo possa essere avvenuto storicamente, mancando del tutto tracce di cultura materiale etrusca in Albania, ma questa è una. Eh, è una Percezione talmente forte da portare a ad attaccare il direttore del Museo nazionale etrusco di Villa Giulia. Ogni volta non ricorda nell'affrontare il tema delle origini degli etruschi quanto gli albanesi siano importanti da questo punto di vista. E questo è un discorso interessante. Non viene trattato nel libro perché è più eh, pertinente alla fantarcheologia che a eh, tematiche fondate storicamente. Ma probabilmente i nostri amici albanesi che ci ascoltano commenteranno il video, forse anche in diretta su YouTube, eh, proprio attaccandomi per aver detto tutto questo. E questo, insomma, è un aspetto interessante e devo dire, eh, per leggere un, un passaggio molto bello, mi ha davvero molto colpito per la sensibilità che esprime in poche, in poche righe eh, su questo tema, facendoci capire l'autrice quanto eh, la custodia di una identità che si esprime attraverso valori materiali, ma anche immateriali, sia importante, ma vada ben oltre quelli che sono i meravigliosi oggetti custoditi in un museo come questo o le ricostruzioni che possiamo su di essi fondare. È qui che entra in gioco, e sto leggendo da pagina 67, il concetto di uso pubblico della storia vale a dire il modo in cui l'individuo mette in connessione la propria vita di oggi con ciò che è stato. Siamo soliti immaginare che il passato ci venga trasmesso dai canali ritenuti ufficiali, come ad esempio la scuola, ma la storia è molto di più di quanto si legge nei manuali. Molte informazioni ci arrivano infatti in altri modi, attraverso i mezzi di comunicazione, l'intrattenimento, il cinema, la narrativa, le genealogie e non va sottovalutato. Il ruolo dei videogiochi nella comunicazione della storia sia tra i giovani che tra gli adulti. Ecco, questo passo esprime in tutta la sua complessità quanto l'identità si possa andare stratificando al di là dei processi di ricostruzione storica dell'identità, che come ogni aspetto culturale dovrebbe essere tenuto ben scisso da quelli che sono altri fenomeni propri eh, del, della biologia, tanto per dirne una, che è l'elemento sul quale si fondano le maggiori eh, incomprensioni, sia dal punto di vista eh, storico che della percezione storica che ha la collettività, poiché si immaginano Culture monolitiche che si spostano in blocco e che rimangono coerenti con se stesse dall'inizio alla fine, proprio il tema delle migrazioni che, come ha sempre molto ben evidenziato in diversi passaggi di questo libro, l'autrice, come ci ha insegnato Massimo Pallottino, ormai da più di 70 anni, va sostituito con un tema che... È caro all'antropologia culturale che è quello della formazione. I popoli non nascono dal nulla, si formano attraverso processi complessi e articolati che possono variare a seconda della latitudine storica in cui il processo si colloca. Perché per arrivare anche ad un'identità etnica e culturale è necessario che si sia raggiunto un processo di sviluppo che non che non, non può essere immaginato uguale in tutte le fasi della storia. Diverse sono le migrazioni barbariche, cosiddette, da quelle che possono essere state migrazioni più remote, ma qui cioè, ci intratteniamo su temi fin troppo complessi e quindi direi che mi fermo qui per il momento. Molto interessante. Eh, non sapevo questa cosa degli albanesi, devo dire la verità. Eh, Comunque è un tema che, di cui parla tanto l'autrice la, nel, nel libro e, e io cioè, pensavo eh, soprattutto a un fenomeno che, che incontri quando visiti queste zone anche oggi che... Eh, si anche se non sono molto interessati di storia della storia sono molto si, si, pensano di essere etruschi o si considerano etruschi non so se, se vuole aggiungere qualcosa eh, se la professoressa vuole aggiungere qualcosa Vogliamo mm, provare anche qui. Eh, sì, a me ha colpito tantissimo quando io ho cominciato di stare più eh, spesso in eh, Tuscia, eh, nella zona dove gli svedesi hanno fatto scavi archeologi dagli anni '56 eh, in poi e la gente sì potevano dire sinceramente io sono etrusco certo che sono etrusco e poi mi ricordo una cosa molto carina quando sono stata a Tarquinia ho incontrato eh, una signora Anna Alfieri eh, oh, lei oramai era andata in pensione, ma aveva un compito alto eh, nella società, un mestiere, lei era giudice e veniva a Roma per un, eh, una riunione diciamo, con colleghi e tutti erano, lei entrava un pochettino tardi in questa sala, tutti maschi d'intorno ad una tavola e dicevano, quando lei, uno diceva, ecco l'etrusca. E a lei ha colpito così tanto che dopo 50 anni lei si ricorda ancora questo e si sentiva, eh, come si dice, sminuzzata. Oh. E, è interessante perché a me ha colpito questo eh, e lo scrivo anche un po' su questo nel libro. Che significa? Che intendevano con questo? Ecco l'etrusca. Era un'espressione eh, di ammirazione o che cosa era? Si prendevano la libertà verso una donna. Eh, si la persona fosse stato uomo, avrebbero detto lo stesso ecco l'etrusco. No, non penso. In ogni modo, mi, eh, questa identità questo non era una, un, un, un esempio di identità, forse un, un abuso di, di, di identità, eh, l'identità etrusca quando è, è un fenomeno abastanza moderno questo ho capito ma quando è uscito fuori quando eh, il scrittore David Herbert Lawrence frequentava eh, Tarquinia la zona di Tarquinia la Tuscia per scrivere il suo libro Etruscan eh, Places logi etruschi eh, 1927 alltså, in piena era fascista lui esaltava eh, gli etruschi e eh, odiava i romani. I romani eh, cioè, eh, era equivalente con i fascisti. I romani fascisti la stessa cosa. I etruschi invece erano i veri italiani. E, eh, 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 naturalmente lui aveva la sua visione, ma eh, Andava anche dentro, diciamo, il, lo spirito antico de, della civiltà etrusca. Ma in ogni modo, in quel periodo quando eh, Lawrence frequentava eh, la zona, io penso che sarebbe stato impossibile di sentire uno di Tarquinia, una persona così di dire: Io sono etrusco. Eh, Era troppo lontano dalla cultura etrusca in quel periodo, penso io. Eh, eh, L'identità no, nuova dell'etrusca molto da fare con, come eh, eh, Valentino ha detto, con tutto questo modo della media, libri, film. Eh, Lawrence ha fatto tantissimo per dare questa visione degli Etruschi e così via, che oggi un eh, cittadino di eh, Tarquinia o, o Blera, eccetera, è, è orgoglioso di dire io sono Etrusco, penso. Sì, perché come, come scrive sarebbe più naturale esprimere una identità romana per, per questi popoli. ma Io ci ho, prov ho provato proprio la stessa, la stessa cosa, eh, soprattutto a Blera. E alcuni mi hanno chiesto ma come, 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 erano, come erano diversi etnicamente gli etruschi. Si, si può vedere del, tra di noi che siamo etruschi come erano cioè. e comunque ehm, questo argomento ci, ci porta anche ai, ehm, ai viaggiatori del, del Grand Tour e dell'etruscheria del Settecento e dell'Ottocento ma che, questa etruscheria cioè non è una se cioè, questa identità dei medici non è un'espressione dell'etruscheria, delle però nei um, eh, romani etruschi, um, se parliamo della, del, della differenza tra, tra, tra questa etruscheria del Settecento e dell'Ottocento del, e quella identità etrusca espressa dai medici e, e anche all'epoca cioè all romana. Cosa ne pensate? Eh, eh, nel, nei giorni scorsi, con il ritrovamento di, di San Casciano, si è molto parlato del, del tema del rapporto fra etruschi e romani. Diciamo, chi fa l'etruscologo sa che non c'è stata una conquista violenta e una cessazione improvvisa della civiltà etrusca, invece nell'immaginario collettivo si immagina che tutto finisca e inizi qualcosa di nuovo che cancella ciò che lo ha preceduto in modo solidamente violento. San Casciano ci ha consentito di ricordare quello che insomma, molti di noi sanno bene della grande continuità che c'è stata anche fra popoli che si sono succeduti nel controllo di ampi territori. Gli Etruschi da questo punto di vista, ma i Romani ce lo hanno testimoniato ampiamente, hanno continuato a vivere, ad essere rispettati, a praticare la loro religione, a trasmettere il loro sapere ai Romani. Probabilmente non si sono mai accorti di essere stati... Conquistati da qualcuno, eh, anche perché, diciamo, quella che è la divisione per città-stato che ha scandito gran parte della loro storia, non li faceva sentire, se non culturalmente, un, un popolo in alcune fasi eh, della loro storia. Contrapposizione di città che non conosciamo i dettagli, magari si sono combattute più di quanto la storia ci ricorda. Per quanto riguarda il tema dell'etruscologia nell'età nell romana, veramente tutti noi siamo disperati dalla perdita dei tirrenica dell'imperatore Claudio. I tirrenica, il grande trattato storico che l'imperatore Claudio, sposato con una donna etrusca, capace di leggere... L'etrusco aveva redatto e che è stato disperso eh, in malo modo anche perché era molto criticato Claudio, come sapete, per la sua passione per la ricerca e lo studio. Anche il suo effimero tentativo di riformare l'alfabeto, introducendo dei, delle, delle, delle lettere che recuperavano anche la tradizione alfabetica etrusca, è cessato dopo la sua morte. Ma tanti archeologi sognano che a Ercolano, nella biblioteca dei eh, famosa villa dei papiri, un papiro con un brano di Claudio sia eh, rimasto. Poi, in quella che è la storia successiva, sappiamo di come gli Etruschi hanno continuato a dominare un immaginario importante anche nel corso del Medioevo, ma certamente, come avete detto, l'età dei medici è stata fondamentale dal punto di vista ideologico e politico per recuperare una, una eredità che diventava anche giustificazione di, di ambizioni politiche. Prima eh, nel enfatizzare quello che effettivamente era la prospettiva di, di Lorenz riguardo gli Etruschi contrapposti alla romanità dei fascisti. Eh, in un momento in cui tuttavia lo stesso fascismo ha recuperato tanti simboli degli Etruschi che i Romani avevano fatto propri. Uno dei maggiori etruscologi del tempo, Ducati, scrisse un trattato sul fascio ritrovato a Vetulonia proprio per suffragare ulteriormente la scelta di un simbolo di potere che dall'Etruria passava alla Romanità. Contemporaneamente, quest'anno si celebrano i cento anni dalla scoperta di Spina nell'Etruria padana. Eh, un altro spunto su cui si sofferma l'autrice, evidenziando come tante città etrusche sono scomparse precocemente, ma il, la loro memoria è perdurata nel tempo. Ecco, dicevo, la scoperta nel 22 di Spina, nello stesso anno in cui ha luogo la marcia su Roma. Nello stesso anno in cui muore il fondatore di questo museo, Felice Barnabei, portò una città importante del nord, Ferrara, che aveva dato eh, alla luce uno dei gerarchi più importanti, Italo Balbo, a confrontarsi con gli etruschi, enfatizzandone la magnificenza e l'importanza, con la realizzazione di un museo nel 1935, che invece di celebrare la romanità in una città fortemente fascista celebrava l'etruscità in continuità. Lorenz era morto poco prima, avrebbe sicuramente criticato molto questo paesaggio etrusco che probabilmente non ebbe mai modo di vedere, ma questo è un tema interessante di come le eredità lasciate dagli etruschi possano essere utilizzate e manipolate e volendo, scherzosamente, ci fa gioco anche adesso nei corsi e nei ricorsi della storia. Io volevo anche, eh, visto che abbiamo eh, l'immagine sopra di noi e la eh, copertina del libro, eh, a proposito identità etrusca, voglio eh, solo rilevare eh, che questa immagine ho scelto eh, con tanta eh, cura eh, perché è una rappresentazione unica nel mondo eh, greco romano direi di una coppia eh, su cline di questo periodo in ogni modo non eh, voglio dire troppo ma una donna eh, e un uomo su, eh, in cline su in una rappresentazione di banchetto e l'atteggiamento di eh, questa coppia che ammettiamo il marito e moglie. Eh, rappresentanza di loro due, quello che Lawrence, TH Lawrence, chiamavano il tocco, tradotto in italiano, o il contatto, è una rappresentazione unica eh, che la donna è rilevata, rilevata eh, di parità all'uomo. In questa eh, immagine si incontrano tutti e due. Abbiamo qui eh, eh, questo famoso sarcofago degli sposi in, nel museo qui, ma qui, eh, eh, in, questa, in questo dipinto, eh, la coppia si guardano negli occhi, hanno un, un, un contatto tra di loro che è molto particolare. E questo dipinto eh, e un acquarello fatto chiamiamolo acquarello in ogni modo fatto di una tomba a tarquinia eh, cioè, e, e su carta fatto su carta per eh, fare eh, in seguito una coppia in scala 1-1, questo è scala 1 a 20, mi pare, e questo appartiene a questo periodo di grande, come si dice, etrusco mania o quando eh, il mondo eh, dei romantici e del romanticismo scoprì eh, la cultura etrusca e si innamorò, ovviamente, di questo. Eh, questa cultura e si può capire anche perché è cioè un, un mondo molto affascinante e comunque un, 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 argom un, un argomento molto interessante verso lì più vicino cioè sto così ok allora non lo perdo comunque un altro argomento molto importante ehm, eh, di, cui, di cui parla nel libro è quello del, del ruolo del, dei ricercatori eh, stranieri e in questo caso possiamo prendere gli svedesi come un caso studio o esempio, esempio eh, che siamo svedesi tutti e due, prendiamo le, eh, gli scavi svedesi di, di San Giovenale, Luni sul Mignone e Acqua Rossa. Mm. Mm. Eh, volevo parlare della, delle responsabilità dei, degli stranieri che vengono in Italia, perché... Eh, Il fatto è che veniamo qui o in altri paesi, eh, non solo noi svedesi ovviamente, però veniamo qua per studiare la, la storia e la cultura di, 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 un alt di, di qualcun altro. E, e questo porta delle responsabilità ovviamente. Poi eh, prima mi, eh, mi rivolgo all'autrice all e poi... Eh, sentiamo cosa ne pensa un italiano di questa inv invasione moderna di stranieri che vengono qua eh, per scavare però il fatto è che eh, studiamo il, il patrimonio del, eh, della popolazione locale noi prendiamo in prestito il loro patrimonio per realizzare la nostra ricerca e, e allora cosa sono le responsabilità ehm, da parte nostra verso soprattutto la popolazione locale sono eh, reso conto eh, quando io sono girato in questa zona eh, ripetutamente durante i miei 12 anni come direttore dell'istituto svedese e con ogni anno con i studenti eh, giravo nella zona che eh, una cosa è quello lavoro che noi facciamo come archeologi Fac che facciamo facciamo i scavi eh, poi eh, studiamo il materiale che è uscito fuori e che vengono dei volumi eh, eh, scientifici eh, però il eh, popolo locale, la gente localmente, sì, hanno imparato, soprattutto i tombaroni, hanno, hanno imparato dai svedesi che cosa è eh, il materiale. Ma portare eh, una conoscenza più generica della situazione eh, eh, etrusca, non, spesso non ce l'hanno. E si potrebbe domandarsi perché scrivere un altro libro eh, divulgativo sui truschi? Non ci sono abbastanza scritto dagli italiani? Sì, ci sono, ma eh, un, forse della prospettiva diciamo, straniera eh, potrebbe essere. Eh, forse, eh, Aggiungere qualche cosa di più penso. E, eh, in realtà leggevo proprio sui social pochi giorni fa un, un thread, come si dice tecnicamente, nel quale qualcuno in una pagina di appassionati di etruschi chiedeva consigli su libro accessibile a tutti dedicato agli Etruschi e quello che insomma è abbastanza noto a, agli specialisti e un pochino meno agli appassionati è in realtà che la letteratura di alta divulgazione o di divulgazione in generale sugli Etruschi è molto limitata cioè in Italia circolano ancora testi fondamentali ma con una loro età l'ultima edizione di Pallottino è dell'84 ma ancora Viene consigliato come testo per la lettura anche agli appassionati, più o meno di quegli stessi anni. Il libro La Storia degli Etruschi e L'arte degli etruschi di Mario Torelli, che sono estremamente complessi e non facili da leggere per, per gli appassionati. Il libro L'Arte degli Etruschi di Cristofani risale al 1977, quindi abbiamo bisogno di libri sugli etruschi. E devo dire il tuo libro si inserisce in un filone molto interessante che si sta animando in questi ultimi anni, che è quello della fortuna degli etruschi e volendo anche dell'identità. Tu citi nel libro il saggio di eh, Martina Piperno, che è stata anche nostra ospite per un convegno dedicato alla fortuna letteraria degli Etruschi. C'è un altro libro molto bello, L'ombra lunga degli Etruschi, dedicato alla fortuna degli Etruschi nell'arte contemporanea. Sono felice che dal 2019 a oggi siano finalmente state, stati compiuti dei grossi passi in avanti. Su, eh, su queste tematiche e personalmente, come italiano, per rispondere alla domanda, io non posso essere altro che felice nel vedere stranieri che si occupano del nostro passato. Un tempo, all'epoca del nostro fondatore Felice Barnabei, in modo anche comprensibile, si eh, comincia ad avere una preoccupazione per l'intraprendenza. Degli stranieri nell'acquisizione e nell'esportazione più o meno legittima all'estero di antichità etrusche. L'Italia era un paese da poco unificato, sprovvisto di leggi di tutela, ma sprovvisto anche di nozioni di tutela che riconoscessero a ciò che è sottoterra quello statuto di bene di proprietà collettiva che oggi li riconosciamo e che nella nostra legislazione si afferma solo nel 1909 grazie anche all'impegno, anzi direi prevalentemente all'impegno del fondatore di questo museo. Alla fine dell'Ottocento si poteva temere il colonialismo culturale. Oggi mi sento di poter dire che lo si desidera, perché non c'è cosa più bella di condividere la... Coscienza e lo studio di un'identità per quanto millenaria. Noi abbiamo bisogno di studiosi che condividano con noi un percorso di ricerca, arricchendolo con la loro prospettiva, attraverso la loro prospettiva, perché è proprio della cultura essere degna di questo nome se non è costituita da uno sguardo solitario, ma è frutto di più sguardi che compongono una visione e una ricostruzione. Quindi io sono felicissimo di questo libro e degli altri libri che hai scritto con grande amore per la divulgazione. Al pubblico italiana, italiano in sala mi permetto anche di evidenziare l'ottimo lavoro di traduzione fatto da Stefania Renzetti che ha reso piacevolissimo per, per il pubblico italiano questo volume che appunto sembra scritto da un nostro connazionale, tanto amore eh, lascia emergere. E un punto che non conoscevo, cioè che ho potuto approfondire, nonostante la curiosità non avevo avuto modo di leggerlo. Un po' insomma entri molto da testimone in quella che è la straordinaria figura di Gustavo Adolfo del re archeologo, anche insomma, rivelando alcune, alcune cose che il pubblico italiano o nella letteratura italiana sul tema non sono emerse. Devo dire eh, la sua eh, apertura mentale, la sua passione, il suo essere un re democratico, il suo eh, voler alla tavola comune anche gli operai che lo accompagnavano sul campo, sono, sono quelle cose davvero splendide ed è quasi un peccato non aver vissuto. Quell'epoca che indubbiamente nei media svedesi ma anche italiani ha avuto certamente un successo enorme per promuovere la conoscenza degli Etruschi. Deve essere stato bellissimo vivere quel, quel tempo e essere magari accanto a quel a quel re archeologo che poi andò anche a fare qualche scavetto pure a spina come citavo prima ricordo di aver visto delle immagini mi fa piacere visto che ho davanti anche la chat eh, di youtube salutare soltanto alcune persone farvi sapere che ci stanno seguendo da lontano la professoressa Ingrid Endlund e anche un'altra collega eh, Ulla Raiala che ha fatto una bella osservazione prima riguardo al perché oggi alcuni rivendicano l'essere etrusco eh, proprio per giustificare la loro attività di tombaroli, dice Ulla. Ed effettivamente è vero, lo abbiamo sentito anche in televisione non molto tempo fa, vedere dei tombaroli che giustificano il fatto di scavare l'Etruria, eh, diciamo tombe, perché è roba loro, gli appartiene. Diciamo che oggi non possiamo più giustificare questo spirito romantico in qualcuno che sa benissimo che sta distruggendo un contesto che è parte di una storia di tutti e di cui nessuno si può impadronire. E quindi tanti tombaroli italiani dovrebbero imparare dagli stranieri che vengono qui e alla fine sono loro a restituire a noi la conoscenza di storie bellissime come quelle che voi per primi avete magistralmente scavato a San Giovenale, in tutte quelle realtà che erano un po' sfuggite all'attenzione degli archeologi perché considerate poco, eh, diciamo, proprio, poco premianti come quelle insediative. E oggi il Museo di Viterbo, di cui abbiamo discusso in un'altra presentazione di libro pochi giorni fa, è davvero un monumento alla vostra opera e alla vostra capacità tecnica e metodo. Quindi posso dire altro che grazie. Grazie per queste parole, per eh, come si dice, via, oh, eh, oh, per il nostro eh, re Gustavo Adolfo, che veramente, eh, come oh, eh, sappiamo tutti, eh, del campo è stato fondamentale per la parte svedese perché eh, il suo interesse è stato importante poi la sua partecipazione ovviamente ha aperto eh, le porte eh, per quelle che finanziavano anche questi scavi ma poi eh, che io lo trovo commovente che quando uno va io vado a civitella Cese eh, ancora oggi aprono le porte sulla strada principale e sento, vedono me e, e cominciano a parlare del re, fanno vedere le vecchie fotografie eh, del re, eccetera, e quando ci sono ancora persone che hanno partecipato a questi eventi. E questo è anche stato una, eh, come si dice, spinta per me di eh, scrivere questo libro Divulgativo in questo modo per eh, ridare a loro un po' di quello che noi abbiamo portato via eh, di qua. De là. Oh. Okay. Sì, ehm, è un, sì, una cosa che ho sentito anch'io in questa zona. Che cioè, tanta gente vuole parlare del re e degli scavi svedesi ma io cioè, penso anche che una parte delle responsabilità ehm, forse più indiretto è anche di portare ai nostri connazionali in Svezia la conoscenza di, di, questa, di questa cultura in questo, in questo caso la cultura etrusca che, che portiamo a loro ehm, ehm, una conoscenza di etruschi anche forse forse anche questo è una, una cosa importante non lo so sì 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 condivido questo è, è stato molto importante per quando il re e la corte ovviamente scavavano lì insieme, stavano sul luogo. Era normale che i eh, quotidiani svedesi eh, avevano articoli lunghi sulla cultura etrusca. E oggi purtroppo poca gente eh, sanno in Svezia che sono gli etruschi, ma all, eh, negli anni '50 lo sapevano e qualche persona che è un po' più anziano eh, quando io ho detto che eh, ho scritto un libro sui etruschi. ho presentato in parecchi posti anche in Svezia eh, dicevano ah sono i truschi ah, il vecchio re <ride> collegavano i truschi con il vecchio re e, eh, era più facile di, di, eh, andare con eh, trovare spazio eh, per archeologia nei medio all'epoca perché eh, oh, era eh, poteva essere una sensazione anche per i svedesi che scavavano in italia anch'io volevo ringraziare valentino per eh, che siamo molti, che sembra che siamo benvenuti in italia per venire a scavare e, non si può parlare di etruschi senza, senza menzionare le necropoli, eh, visto che cioè, abbiamo nel libro un, un articolo sul paesaggio funerario e la morte, la, eh, soprattutto cioè, la raffigurazione della morte e dell'aldilà dentro eh, le tombe etrusche. E volevo parlare un po' dell'importanza del, del paesaggio funerario per, per l'arte e letteratura e i film che, di cui parla anche nel, nel libro, eh, ne, nell'età moderna. Mi rivolgo forse prima all'autrice, poi. No, non ho capito eh, tutto, ma posso dire che... Posso ripetere? Eh, eh, adesso si hanno appena finito di girare un film eh, a San Giovenale, lo sapete, con eh, un high cost eh, Isabella Rossellini, eh, le sorelle Rohrwacher, Alicia e Alba. E eh, altri beh, beh, attori proprio eh, sullo scavi svedese. Questo eh, film uscirà a primavera: si chiama La chimera, e ovviamente sarà un archeologo. Saranno i misteri, e posso solo immaginare. Eh, Isabella Rossolini, fa una signora anziana nel film, quello ho capito. Sarà molto interessante di vedere, ma forse non era quello che volevi, <ride> si domandava. Sì, eh, anche quello, però il, proprio l'importanza che ha avuto eh, dall'Ottocento in, in poi eh, il paesaggio funerario delle, degli Etruschi eh, mm. sulla letteratura e eh, l'arte. L'epoca moderna e anche l'importanza più recente, parlavamo delle, delle, dei tombaroli e l'importanza del diciamo. se um, la riscoperta di queste tombe ha avuto un. Cioè, cosa. cosa. Um, e, è l'importanza per, per scavatori clandestini? Forse possiamo anche solo parlare della prima parte dell'arte e letteratura. Ma ah no, perché no? Il cinema è, è bello. Hanno girato anche qui delle scene. La chimera. Ah. Devo dire, non, non conoscevo la, la trama, quindi sei aggiornato, cioè sei avanti. Anche rispetto, questa è un'anticipazione, credo che non hanno nemmeno quelli che si occupano di cinema. Su. Ma io volevo eh, tanto vedere la connessione con Isabella Rossellini che è la mamma svedese. Ah, e è Grebheim, certo, giusto. E San Giovenale, lo scavo svedese. Spero non so se questa è una coincidenza, ma. È possibile. Però per rispondere alla sua domanda, ripartendo dal, dal cinema, tu evidenzi. Ma non, non, non si può non farlo. Quel film assassino al cimitero etrusco, che negli anni '70 ha avuto un, un notevole successo, di Crispino. Non è un nome famosissimo, mm. però è un film insomma, molto più popolare di quanto si possa immaginare, mentre purtroppo gli altri che sono stati girati dopo questa fortuna non l'hanno avuta. Noi avremo bisogno, lo dico sempre, di un film del successo del gladiatore per rilanciare gli etruschi. Io stesso ho personalmente sostenuto una produzione cinematografica importante, quella della serie TV Romulus, che mi ha chiesto di essere loro consulente per la ricostruzione degli ambienti per diciamo, la verifica dei, dei testi storici è stata una bellissima esperienza ma sulla seconda serie ho deciso che si doveva concludere perché purtroppo non seguivano più non avevo più la certezza che seguissero le mie indicazioni e siccome giocavano molto sulla mia reputazione ho ritenuto più importante la reputazione che il successo che queste produzioni possono portare al, per la conoscenza degli Etruschi. Ma il, il tema delle, delle tombe è davvero quello che mi verrebbe da dire purtroppo, proprio grazie ai vostri scavi, anche fra gli altri, è quello che contraddistingue nell'immaginario collettivo eh, quanto degli Etruschi è sopravvissuto. E questo io lo percepisco come un problema perché è una visione parziale della realtà, anche l'identificazione dei siti unesco-etruschi nelle necropoli di Tarquini e Cerveteri per quanto vada a colpire quanto di più c'è di immaginifico ed esaltante della cultura degli etruschi però è parziale come davvero celebrare una civiltà attraverso il filtro di ciò che ne rimane o che si è scelto o che il caso ha voluto che rimanesse di una porzione della loro realtà, noi dovremmo, e uso un termine forse abusato, premere sempre per una visione olistica della realtà che, eh, che esprima al meglio una cultura e una civiltà in tutte le sue sfaccettature. Però dobbiamo riconoscere che da... da la meravigliosa Lady Hamilton Gray, cui dedichi molte pagine fino a Lorenz, le tombe hanno il sopravvento. Forse non soltanto per la loro monumentalità, per la bellezza degli affreschi, ti soffermi molto anche su Morani, su eh, quindi tutto l'impegno profuso. Proprio in virtù di quei progetti un po' di colonialismo culturale della Nick Arsberg che ruotano anche intorno all'importante figura di Helbig, quel patrimonio documentario sulle tombe etrusche, che voi recentemente avete valorizzato grazie alla riscoperta di questi dipinti. Dicevo, no, è innegabile che non si possa rimanere affascinati dalla dimensione funeraria, ma lo vediamo purtroppo anche nei media quotidiani, l'attenzione morbosa che la morte produce in noi semplicemente perché, direbbe Heidegger, è l'unica esperienza che non possiamo provare in prima persona e quindi in quanto tale ci affascina, cioè vedere la fine di una vita in modo naturale o in modo innaturale riempie tutte, tutti i media in modo forse esponenzialmente cresciuto negli ultimi anni lo vediamo anche nelle serie televisive quanto si gioca su queste tematiche è una civiltà che è celebre maggiormente per ciò che ha lasciato nelle tombe mi viene da dire che per quello che ha lasciato nei santuari o negli abitati paradossalmente può avere la sua fortuna in questo però noi come musei dovremmo premere proprio per cercare di promuovere maggiormente La conoscenza di tutto il resto da questo punto di vista, purtroppo, mi sento di dire che Villa Giulia fallisce la sua missione come percorso espositivo. Gli spazi lasciati ai santuari e ai luoghi di culto, per non parlare degli abitati, sono limitatissimi. Sugli abitati, quasi non esponiamo nulla, ci limitiamo a narrare eh, gli aspetti eh, culturali. E questo non è ammissibile per un museo che ambisca ad essere il più rappresentativo della cultura degli, degli Etruschi. Sono cose purtroppo sulle quali io rifletto quotidianamente. Anche se volessi colmare questo vuoto, non abbiamo nei depositi materiali che ci consentono di farlo e probabilmente non li avremo più se non si ricuscirà quel rapporto con i territori che le riorganizzazioni recenti del Ministero hanno interrotto, non si troveranno forme di collaborazione anche per colmare in, nella direzione di una fruizione ol olistica quello che deve essere il più possibile un racconto completo proprio per Diciamo superare la morbosità e raggiungere invece quello che è un pieno percorso conoscitivo. Che tutto deve coprire e non deve offrire un'immagine della realtà solo attraverso il filtro funerario, che non è sempre quello corretto. E lo dico con un esempio spero abbastanza evidente: non tutte le armature che noi vediamo nei nostri meravigliosi corredi sono armature d'uso reale sono armi da parata. L'immagine di un guerriero che noi volessimo ricostruire attraverso ciò che viene portato nelle sepolture non è quella che si vedeva in un campo di guerra. E già solo questo esempio, naturalmente lo sto portando all'eccesso, ci dovrebbe aiutare a capire quanto c'è bisogno di fare ancora per, per raccontare al meglio ciò che del nostro passato abbiamo saputo recuperare sono d'accordo anche se sono argomenti molto possono essere anche molto delicati cioè immagino che la letteratura e i film hanno anche ispirato i tombaroli di fare avventure nelle, nelle necropoli. Come vedete questi, questi argomenti sono, eh, si, può, si possono discutere fino a, fino a lungo, ma forse è l'ora di, di chiudere questa parte della presentazione. Intanto volevo ringraziare di nuovo eh, la professoressa Santillo Frizzelle. E il professor Nizzo, e apriamo al per il pubblico di, di porre delle domande. Ci sono sicuro che ci saranno tante domande. Mi piace ce n'è una da casa, divertente. Eh, da dove esce il nome di Lars? Nella Svezia non viene da Lars Porsenna, vero? No. No, penso proprio di no. Penso che viene da Lorenzo e Lorenzo eh, Laurentius. Viene da Lars O no? Sì, ah. <ride> però è carina. Penso che sia anche un, una domanda provocatoria. Eh, ti posso aggiungere che. Eh, un mio vecchio professore di, di Uppsala in Svezia si chiama Los e lui dice spesso che gli italiani chiedono se è etrusco perché, <ride> perché si chiama Lors. fate il coraggio, dai, fate qualche domanda così più, più vivace. Al microfono così la sentono anche da casa. Io mi prego alle ultime cose che ha detto il direttore, perché la mia grande sorpresa fu quando sono andata a visitare nella notte dei musei il museo di Viterbo, ed ero sola in quel museo. Vi assicuro, è stata una grande emozione vedere eh, la ricostruzione delle case etrusche. E per me questo non lo dimenticherò mai, perché appunto tutto quello che è eh, la città, la casa, eccetera, ci è sconosciuto. Quindi questo discorso di non fermarsi solo alle tombe, ma cercare di ricostruire un po' questo passato ormai cancellato in gran parte purtroppo. Ecco, volevo solo dire questo. Infatti, abbiamo Irene Berlingò che ha contribuito molto, e lo, effettivamente Viterbo è un museo splendido anche, anche per questo. Ed è un peccato che forse all'epoca si sia scelto di differenziare i vari musei e, e che qualcosa di simile non sia stato immaginato anche qui a Villa Giulia. Grazie, Valentino. Intanto, un saluto a Barbro, e naturalmente lo svedese, a cui sono molto legata per tutto il lavoro che abbiamo fatto insieme. E quel museo l'ho allestito io e sulla ricostruzione delle case. Io sono particolarmente contenta di quello che ha detto la signora, perché eh, c'è stata una lunga battaglia eh, per fare quella ricostruzione. Poi, a distanza di molti anni, ho scoperto con l'architetto Ceschi, che era stato l'artefice, naturalmente, ho scoperto di essere... È stata all'avanguardia in un certo senso perché non ci sono neanche state nel tempo. Poi molte ricostruzioni di questo tipo è stato molto difficile, molto complicato anche eh, rapportarsi alla sensibilità dell'epoca. Perché eh, eh, gli archeologi svedesi, naturalmente, volevano assolutamente questo tipo di ricostruzione. Avevano già allora un'altra sensibilità che noi non avevamo in quel momento, perché stiamo parlando degli anni Ottanta, il museo di Viterbo è stato inaugurato nell'86, se non erro. E e per noi era un inedito. Io mi sono molto battuta perché eh, capivo naturalmente l'importanza, però c'erano dei problemi enormi anche provenienti ovviamente dagli scavi, dal, dal tipo di ricostruzione fedele. Però nel tempo è stata una scelta che ha pagato. Irene, è davvero davvero splendido quello che è stato fatto in quel museo. Mi viene da, da immaginare eh, un museo che mi ha colpito molto di, di Stoccolma, è quello della storia della Svezia, che è costruito con un percorso che ti fa attraversare il tempo attraverso ricostruzioni ambientali, per cui tu scopri la storia della nazione, della città, dell'Europa. Da, spostandoti da una sala all'altra e vedendo gli oggetti collocati nel loro spazio naturale. Non so a quando risale quell'allestimento, ma in generale nel Nord Europa questa volontà di ricostruire è eh, precocissima ed è eh, un ammaestramento. Mi permetto di evidenziare come in realtà a Villa Giulia c'era uno degli esempi tra i primi. Contemporanei a quelli scandinavi, che è il nostro tempio etrusco-italico di Alatri che si colloca fra i primi esempi di Open Air Museum. Noi abbiamo appena finito di restaurarlo proprio per traghettarlo in un'altra dimensione futura, ma è stato realizzato tra il 1889 e il 1891, mentre veniva realizzato Scansen citato in tutti i manuali come primo modello. Cioè qui noi avevamo qualcosa di unico e non lo abbiamo forse percepito come tale e non sempre siamo andati nella stessa direzione. Irene ha fatto bene a evidenziare quello scandalo che forse può esserci stato in quelle ricostruzioni laddove quello che avete fatto negli anni Ottanta rende quel museo modè, cioè ancora oggi... Molto criticati, ma Paola Peragatti, soprintendente dell'epoca, ovviamente ci sostenne, ma le critiche furono feroci dopo, eh? furono ferocissime. Eh, ti puoi prendere le tue soddisfazioni, <ride> eh, mi sembra giusto. C'è una domanda da casa, mi permetto di leggerla, intanto caricatevi per altre domande. Ulla Raiala, spero di, di dire giusto il, il nome, chiede quanto tempo hai impiegato per scrivere il libro, è stato veloce? No, oh, non lo so, veloce. Un anno forse? Driven. Sì. Poi abbiamo fatto eh, quel libro svedese. Poi eh, abbiamo cominciato um, insieme con Stefania Renzetti, che è la tradu eh, traduttrice di questo libro, abbiamo cominciato di fare la traduzione a gennaio. È stata una bellissima collaborazione. Stefania sta qui stasera e la ringrazio anche per questo eh, lavoro che lei ha voluto mettere eh, con me a farlo uscire in, in lingua italiana così eh, bella, trovo io. Ora, se non, se non ci sono più domande, prima di lasciare l'ultima parola al professor Nizzo, se non vuole aggiungere qualcos'altro l'autrice. Io voglio solo ringraziare. Eh, Valentino Nizzo, direttore del museo eh, in questa sede dove stiamo, Villa Giulia, per aver eh, letto il libro, per aver voluto presentarlo in questo prestigioso museo. Grazie Valentino. Oh beh, è, stato, è stato un piacere leggerlo, devo dire, ha, ha reso meno gravose alcune ore eh, molto piacevoli. Eh. Mi piacerebbe fosse la mia attività prevalente, quella di leggere libri e di non leggere determine, affidamenti, codice degli appalti e altro. C'è un, un passaggio molto, molto bello del, del tuo libro, ma non lo hai scritto tu, però penso che esprima. Bene, quello che poi questo, questo libro interpreta è un, pa, è un passo di, di Plinio il Vecchio. Non è cosa facile dare aspetto di novità a cose antiche, autorità alle nuove, splendore alle trascurate, luce alle oscure e misteriose. E, insomma, mi sembra una bella definizione anche per ciò che hai fatto, davvero in modo piacevolissimo, cioè è una, è una cavalcata fra... I tanti aspetti di cui si compone o si può comporre il termine cultura, il cinema, la letteratura, la pittura, l'artigianato, c'è un bellissimo passaggio sulle ceramiche etrusche, c'è un filone artistico etrusco dell'Ottocento che io non conoscevo proprio assolutamente, me lo sono segnato, adesso non mi ricordo il nome dell'autore, ci metto troppo a, a trovarlo, che non ha avuto purtroppo fortuna proprio un uh, viaggiatori che riproducevano i paesaggi etruschi però lo facevano all'interno di, di, uh, di un immaginario artistico delineato eh, e che però appunto non ha avuto il seguito che che avrei io sperato e poi appunto c'è tutto il capitolo su uh, la fortuna degli etruschi nel mondo scandinavo, eh, non solo quello svedese, ma anche quello finlandese. Hai ricordato Turms, l'etrusco. Eh, io sono un grande frequentatore di bancarelle e dalle bancarelle di libri usati si vede la fortuna di un. Di un genere o di un libro, tra i libri che vedo di più sulle bancarelle, forse colpisce la mia attenzione per deformazione professionale, però Turms l'etrusco torna con, 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 con grande riscontro. E, e purtroppo non sono tantissimi i romanzi dedicati agli etruschi, anche se sempre forse per deformazione professionale. Io ultimamente sono quasi perseguitato, mi perdoni chi ascolta da casa, eh, da autori di, di romanzi sugli Etruschi che mi chiedono di presentarli, di leggere, ci vorrebbero dieci vite e quindi ho una percezione forse deformata della fortuna degli Etruschi, del ritorno della fortuna degli Etruschi eh, nella letteratura, ma questo è, è importantissimo, noi dobbiamo fare il tifo perché ciò... Accada. Noi dobbiamo promuovere non solo la materialità che va certamente conservata, comunicata, studiata, ma soprattutto l'immaterialità che poi è quello che, si, che impregna i nostri abiti di cultura del passato, a volte anche deformata attraverso il filtro dei social, di una comunicazione eccessivamente sensazionalistica, ma anche quello... Serve e quando qualcosa arriva alle persone e arriva a numeri di persone fuori dal comune, si vede l'effetto su varie scale. Diciamo, da, da utilizzatore, frequentatore dei social, lo vedo molto, molto bene. Stato oggetto di polemica nei giorni scorsi eh, l'uso sensazionalistico delle scoperte di San Casciano è vero che a milioni di riscontri sono corrisposte anche centinaia di deformazioni e incomprensioni di quella notizia ma teniamoci i milioni anche se ridotti di qualche centinaia come un bene prezioso a vantaggio della conoscenza degli etruschi e della loro divulgazione nella collettività, perché fa bene conoscere gli etruschi a tutti, fa bene sentirsi un po' etruschi, e è quello che proviamo a fare, ed è quello che grazie a te, questo pomeriggio tardo, insieme, abbiamo fatto con questo bel lavoro che vi consiglio davvero di, di leggere e di conoscere tutti. Grazie. Abbiamo una domanda, mi sa. Ah, c'è di... stato, si è creata una domanda. benissimo. Allora, il nostro canale si chiama Etrus Channel, quindi è facile da, da ricordare, è uno dei più forti canali di museo autonomo in Italia e, e quindi si sì, consiglio di, di seguirlo. <ride> e troverà anche questa questa diretta online. Tanto sono stato rassicurato sulla pronuncia corretta di Rayala, che ho anche conosciuto qualche anno fa. Un'altra domanda? Uh, su YouTube ci sono altre domande? No, no. Onesto, eh, ci ringrazia la professoressa Edlund e ci fa gli auguri forse di… Allora chiudiamo questa parte della presentazione, ma ci sarà possibilità di, di, di continuare a parlare eh, per, chi vuole, perché, per chi ci vuole seguire al, all'Istituto svedese in via Omero, proprio qui sopra, ci sarà un, in, un rinfresco e anche eh, la possibilità di, di acquistare il libro. Se, se siete interessati. Con eh, queste parole eh, io ho finito e lascio l'ultima parola al professor Nizzo. Di nuovo, ah, aiuto. No, no, ho detto ringrazio, ho detto tutto, ringrazio. Però, no, grazie, grazie davvero, grazie ai nostri vicini di casa svedesi. Ci dispiace ogni tanto turbare la, la quiete notturna con le nostre... Iniziative, ma stiamo cercando di, di rendere questo museo un luogo vitale e inclusivo partecipato da tutti in una zona di Roma che non è nel cuore dei romani quanto meriterebbe di essere. E questo tentativo spero che venga interpretato da tutte le accademie che sorgono intorno al Museo di Villa Giulia come un'opportunità per tutti. Stiamo lavorando per recuperare tanti spazi colpevolmente abbandonati per anni, come le concerie riganti, che saranno un punto di riferimento nel panorama. Culturale romano quando io avrò lasciato questo luogo, però nel frattempo ho la responsabilità economica, legale, civile e penale di quello che sto facendo, quindi lo dico adesso perché poi ne godrete nel futuro, ma vi dimenticherete di chi ha fatto con fatica e lacrime e sudore tutto questo. Grazie e buon brindisi.